Cheesecake al caffè senza glutine, un dolce molto semplice che non richiede cottura in forno e nemmeno ai fornelli, si prepara facilmente senza l'uso di strumentazioni particolari, è molto semplice alla portata di tutti. Ma seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Ho iniziato versando i biscotti, per me dei biscotti al cacao senza zuccheri aggiunti, in un tritatutto e li ho ridotti in polvere. Poi ho aggiunto il burro fuso, potete usare della margarina o del burro senza lattosio, ho mixato ancora e ho versato queste briciole ottenute in uno stampo quadrato di circa 15x15. Non avevo uno stampo classico, quindi ho utilizzato queste strisce di silicone che servono proprio a creare un bordo. Ho appiattito bene i biscotti e ho messo tutto in frigorifero per circa 20 minuti. Ho continuato preparando la crema, ho versato i fogli di gelatina in un contenitore con dell'acqua molto fredda e l'ho lasciato ammorbidire per qualche minuto. Nel frattempo ho mescolato con le fruste il formaggio spalmabile, il latte concentrato, la vaniglia, potete utilizzare sia vaniglia classica sia estratto di vaniglia come ho fatto io. Ho mescolato con le fruste per qualche minuto. Ho prelevato 2-3 cucchiai di questo composto e l'ho versato in una ciotola. Ho aggiunto la gelatina ben strizzata e ho passato tutto in microonde per qualche secondo, giusto il tempo che la crema si scaldasse e facesse fondere la gelatina. Poi ho mescolato molto bene per assicurarmi che fosse fusa e ho versato questa parte di crema con la gelatina nella restante crema al formaggio e ho mescolato nuovamente con le fruste. Ecco cosa bisogna ottenere. Ho pesato la crema e l'ho divisa in due porzioni uguali. Nel frattempo ho montato la panna. In una parte di crema al formaggio ho aggiunto 50 g di cioccolato fondente fuso, ho mescolato. E poi ho aggiunto metà della panna montata, mescolando con delicatezza senza smontare la panna. Ho versato questa prima parte di crema al cioccolato sopra i biscotti che ormai si erano induriti. Per bloccare questa specie di cornice che ho creato con il silicone ho dovuto mettere dei supporti laterali, altrimenti si deformava. Ma se avete uno stampo in acciaio ovviamente non serve. Poi ho aggiunto il caffè nella seconda parte di crema al formaggio, ho mescolato bene. E infine ho aggiunto la rimanente panna montata, mescolando con delicatezza e con movimenti dal basso verso l'alto. Infine ho versato anche questa crema nello stampo. Ho livellato e ho conservato in frigo per circa 2 ore. Al tatto deve risultare soda.
Quando la crema si è rassodata, ho iniziato a preparare la copertura al caffè. Ho versato nuovamente la gelatina nell'acqua fredda per farla ammorbidire. Poi ho aggiunto un paio di cucchiaini di zucchero in 100 g di caffè. Io ho fatto del caffè espresso molto lungo, quindi un po' più liquido del solito. Poi ho prelevato la gelatina ammorbidita, l'ho strizzata e l'ho versata in 20 g di acqua. Questo mi serve per evitare di riscaldare l'intero caffè, altrimenti il tempo di attesa si allunga parecchio. Ho fatto fondere la gelatina nell'acqua in microonde e poi l'ho aggiunta al caffè. Ho mescolato bene. Quando il caffè era a temperatura ambiente, quindi non caldo, l'ho versato delicatamente sopra la crema che ormai si era rassodata. Deve essere una cosa proprio delicata. Purtroppo con questo stampo ho avuto qualche difficoltà perché il caffè scivolava proprio attraverso le fessure dello stampo. Ma se avete uno stampo classico, questo non succede. Se mescolando il caffè si è creata qualche bolla d'aria, la possiamo rompere con lo stuzzicadenti come sto facendo io. La ricetta è terminata, bisogna solo aspettare un paio d'ore circa che la gelatina al caffè rassodi. Quando tutta la preparazione è ben soda, possiamo procedere a tagliare le porzioni. Io ho fatto dei quadratini abbastanza piccoli, potete tagliarli a trancetti o a quadratini, le dimensioni le stabilite voi. L'importante è che una volta che sono stati tagliati, vengono conservati in frigo. Questo dolce si gusta perfettamente quando è cremoso, un po' più morbido, quindi non a 4 gradi che è la temperatura del frigo. Quindi vi consiglio di tirarla fuori dal frigo con 15-20 minuti di anticipo e poi di gustarla. È veramente deliziosa. È una preparazione molto semplice. Spero vi piacerà. Se vi piace, lasciatemi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free.